Buongiorno a tutti, allora oggi facciamo un'introduzione di questo appuntamento, tra l'altro è un appuntamento sospeso per il ritorno di chiamate, uno per forza è meglio farlo sulla sorpresa, perché è rimasto di se stesso e già da 20 giorni quando abbiamo deciso di fare un piccolo intervento dedicato a storici e ciao aspetto un anno tutto quello che stiamo facendo e interventi altamente specializzati, quello di Enrico, sensi assolutamente non interesse, ma manca quel valore di qualità di cui uno racconta la sua storia. Quindi poi sostanzialmente sola qua abbiamo finalmente l'intenzione di parlare dell'aspetto umano, dell'aspetto tecnico, quasi non riuscito a trovare tutto nel funzionare di tutto, ovviamente non la qualità di quello che riponiamo, perché questo piano tecnico adesso lo sono, però tipicamente mancano delle storie di tecnico, dei sistemi. Io parlavo con due persone in sala che stanno a loro scompetenza, diciamo, a messaggi che vengono veicolati, quindi sarebbe molto facile fare un conto se diventa lì. Ecco, allora io mi metto in un fatto che vuoi, e girando, parlando di storie che in cui niente è facile, e appunto è da conquistare. Quindi abbiamo scelto le due persone, abbiamo inventato un nostro corso, quindi si sono sviluppati un po' di sistema del circondo, tale per cui ovviamente non si possono fare gli anelli segmenticali di questo allora, io farei una domanda, no? E voi rispondete liberamente in successione, in modo da riuscire a procedere nello stesso momento. Allora, la prima domanda è di presentare, perché ricordo si presenta una persona, quindi salviamo questo cino, perché abbiamo solo l'errore, andiamo invece all'altro nostro intervento. Quindi fai la prima presentazione, chi sei, cosa fai, come andare. Allora, io in verità faccio il consulente finanziario indipendente, quindi mi occupo più che altro di gestione di portafogli di clienti, ma in ottica molto prudente, quindi solo obbligazionario e un qualcosina sui mercati azionari delle commodities. La passione invece mi porta verso il trading algoritmico e ho frequentato il corso di Tomasini, ho letto diverse cose e dopo un po' di tempo sono passato insomma a tradare in reale sui sistemi. Come presentazione va bene? Un po' più. Federico, ci hai parlato invece della tua parte nobile, sviluppatore di sistemi, e hai raggiunto per la tua parte internazionale, cioè adesso non so se era tutto volutamente. No, no, è la mente. Se hai mosso, se hai superato l'esperienza, io mi devo vedere muore, e quindi sono cose che si superano, si recuperano col tempo, se ad esempio l'utilizzo è abbastanza differente, quindi vorrei vedere qualche descrizione di come è andata la storia della borsa, come si vede la discrezionale e poi come si rimane. Allora, sicuramente è nata dall'università, comunque sia avendo studiato statistica, mi è capitato già dai tempi universitari di essere a contatto con principi finanziari, quindi una passione per la matematica, quindi diciamo, da là è nato. Il perché ho iniziato come trader discrezionale onestamente non te lo saprei neanche dire, la verità è che è il percorso più semplice, da autodidatta, è probabilmente il percorso più semplice e più discusso, quindi la letteratura, i libri classici sono libri di analisi tecnica su tecniche di breakout, di mobili, supporti vari, che in generale tendono a favorire un'analisi discrezionale. Quindi
sul perché direi che è veramente il fatto di essere nato autodidatta, che per certi versi, diciamo, può essere servito in fase di studio, diciamo, della proattività, però credo mi abbia poi aumentato nelle performance. Quindi non c'è un vero motivo, credo che il vero motivo sia stato quello di non aver avuto fino a poco tempo fa qualcuno che fosse in grado di indirizzarmi un mentor o qualcuno da seguire o qualcuno che mi indirizzasse. Ho detto, credo la verità è qui. Non ho nessuna preferenza, anzi, diciamo, onestamente, diciamo, il fatto di aver smesso il trading discrezionale e di essere passato al trading sistematico è stato principalmente dovuto al fatto che ho analizzato me stesso e ho capito che emotivamente non sono in grado di fare il trading discrezionale. Ho avuto periodi anche in cui è andato benino, però mi sono reso conto che in realtà li pagavo sia in termini di stress, sia in termini personali, quindi, diciamo, alla fine poi sia a livello di tempo, in realtà poi succedeva anche che, essendo un consulente informatico, vivevo periodi di progetti intensi in cui riuscivo a dedicarmi al trading, poi li ributtavo nel trading, però ovviamente è fondamentale a mio giudizio mantenere anche una costanza, cioè il trading non può essere un'attività di un mese, poi che si blocca per altri 2 mesi e poi continua. Questo è poi il motivo per cui mi ha spinto a spostarmi sul trading sistematico, per certi versi anche poi il background La tua storia, anche tu, sei un pinello del tuo mare. Eh sì, con il discrezionale, che però è stata la fortuna in verità, perché sono nato in quegli anni buoni, però per fortuna ho avuto mio papà che mi ha fermato in tempi non sospetti, non conoscendo la borsa, e fermandomi mi ha salvato. Da lì sono stato fermo per diversi anni, quindi dopo il 2002 non ho più operato per quasi 5-6 anni e mi sono riavvicinato quando ho visto che si poteva applicare della statistica, che anch'io ho fatto qualche studio insomma in quell'ambito, a quello che invece era solamente di guardare, disegnare, sognare cosa potesse succedere. Quindi sei disinteressato e poi dopo ti innamori, Esatto. Ho non avuto la sei fortuna di innamorato. innamorarmi, ho avuto la fortuna di innamorarmi, qualcuno dirmi guarda che quella sbagliata è per te, e poi sono tornato. Pian pianino adesso insomma sono un po' indietro magari confronto a chi ho a fianco, perché sono ancora un maniscalco, sto ancora guardando i sistemi degli altri, i sistemi miei, non ci sto ancora pensando, insomma. Adesso qual è il proposito dei sistemi per fare la quantità Allora, trado dei sistemi sul Forex, che sono quelli che per quello che ti dicevo Emilio è più facile la gestione di qualcuno che ha un altro lavoro perché non hanno scadenze, perché il mercato è molto liquido, quindi non fanno dei buchi di dati come può essere sul FTSE MIB, diciamolo così. E quindi il Forex è quello che mi dà la più tranquillità nella gestione, grazie a TradeStation che è una piattaforma che dà quella sicurezza lì. E poi logicamente faccio qualcosa sui future perché sono quelli che ti danno un po' più di vigore, insomma, che ti danno. E FTSE MIB lo faccio comunque, il Bund lo faccio. E ne faccio diversi, euro-dollaro, euro-JPY e DKK. Allora, tutto per me è grosso, dai. Ok, e invece per quanto riguarda il gruppo per che sistema dopo? E il branch sul FTMIB e sul Bund non mi ricordo Ok. E il livello di più. No, e i future li faccio con Interactive Broker, con Multichart.
Sì. Sì, e comunque secondo me c'è diversità, ma sì, sono anche mercati diversi, però quindi non. E per ora sono soddisfatto. Per il momento sono soddisfatto, sì. Sto migliorando perché le delusioni le ho prese su mie incompetenze. E analizzando non erano sbagliati i sistemi, ma erano sbagliati i miei comportamenti nell'analizzare i risultati, nel gestire tutto tondo, perché quello che si parla di costruire, di mettere a mercato tutto quanto, secondo me è il 50% del lavoro. L'altro 50% del lavoro è vedere che la macchina faccia veramente quello che deve fare e che anche la persona faccia quello che deve fare. Essendo giovane drawdown, sì. Essendo giovane drawdown, che infine è un grosso limite secondo me, perché se uno ha la giusta capitalizzazione e drawdown dovrebbe passare anche in secondo piano. Allora io ho 4 sistemi, 5 sistemi real time, tutti sono multichart interactive broker, faccio anch'io euro dollaro, euro yen e in più il FTSE MIB, in realtà faccio un mini e l'euro stocks. Ok, i sistemi sono? Sono vari, sono alcuni diciamo intraday sul FTSE MIB. Utilizzo una variante del trading system che Andrea ci ha spiegato durante il corso, degli ability, ho riaggiustato e utilizzato. Sul Forex e sull'Eurostock sono dei sistemi assemblati da codice trovato in rete, martellato, riottimizzato. Di nuovo, cerco di fare al momento quello che faccio con il codice molto simile a quello che faccio con il codice di trading system è molto simile a quello che faccio con il codice di programmazione, quindi cerco, assemblo, quando posso cerco di metterci del mio e lo mando. E sto cercando adesso di fare il passo che è esattamente quello che Matteo ha spiegato prima, sto cercando il più possibile di portare tutto in remoto, di automatizzare alert e quant'altro. Quello su devo guadagnare la confidenza di accendere il computer, di controllare la mattina e di non controllare più niente fino a sera. Quello al momento è il limite personale, devo cercare di staccarmi del tutto dal computer. Vivendo davanti al computer per altre ragioni, poi caio sempre per ok, ho 3 minuti, io non fumo, quindi invece andate la sigaretta, vediamo. Che era proprio normale. È la cosa peggiore per me. Esatto. Oppure mi metto fuori improvvisamente. Esatto. Esatto. La mia sembrava che avessero martellato il tempo, però vedete dei messaggini, ma cosa succede? Esatto, su Skype, tutti gli amici che cominciano a... No, infatti questo è assolutamente quello su cui sto cercando di lavorare a livello personale, è ancora veramente orribile, perché poi influenza, sono, diciamo, mi sto comportando bene nel senso che ho eliminato il trading discrezionale che era in me, anche se ogni tanto vedi che anche là c'è un supporto che non romperà mai, c'è cioè, la tentazione di schiacciare il bottone, c'è, cioè, su quello resisto. Però la droga di guardare, di monitorare, quella ancora purtroppo fa ancora parte di me. Se ti dovessi dire quanto hai scritto sulla tua scelta all'avventura di libri? Tanto, nel senso a me piace leggere, sono nato come autodidatta, quindi ho letto tanto, continuo a leggere tanto, ho detto cerco anche tantissimo su internet, in realtà poi non faccio grande differenza tra quello che trovo su tecnologia web o quello che trovo su un libro, su una rivista, ovunque, quindi leggere il libro che possiamo sapere. Di trader sistematico parlo perché
dalle basi. Il tuo, che secondo me comunque è quello di inglese, che è assolutamente, devo essere onesto, tra i libri migliori, non correlati a Trading System Value. In realtà c'è un libro che a me piace molto e che vorrei cominciare a utilizzare per portare su Trading System, che non so se conosci, quello di Antonio Lenni quasi, sul trading sui volumi e su volume profile e quant'altro. Quello è un libro, è un qualcosa che da trader discrezionale non di applicare, perché non è quello, non serve quello di tutto. No, credo che quelle siano tecniche automatizzate, vorrei cercare di automatizzare, non sono tecniche banali perché sono su volumi, su curve accumulate, quindi è abbastanza complicato, però un piacerebbe. Tu? Beh, come libri sempre il Pardo logicamente, però sono più vicino a libri statistici, di statistica, che ho anche dall'università, cioè per me è ancora tutto quel filone là, è quello che seguo per i ragionamenti, sbagliando, ho idea, però sono vicino a quello, sicuramente Tomasini. E ho un limite, che l'inglese lo so, però leggere i trading system in inglese faccio fatica nella comprensione delle sfaccettature che ci sono. Il libro del Pardo ha delle sfaccettature, nel momento in cui leggi in italiano, che se ci ragioni sopra ti danno veramente un valore, come anche sui tuoi. Non ho quell'inglese che riesco a capire le sfaccettature, quindi capisco cosa è scritto, ma non riesco a leggere nella mente di chi scrive. Per quanto riguarda magari il sistematico, un sito che è molto interessante. Algoritmica? Allora, una volta ero innamorato di, come si chiama, Collective. Però dopo, analizzando bene, c'è di tutto e di più, e quindi ho un po' perso. Ma poi io sono sempre anomalo su queste cose qua, mi piace, ho già materiale da vendere, cercarne ancora mi sembra eccessivo. Non riesco a utilizzare tutto quello che ho a casa, quindi non vado tanto in giro in cerca, insomma. Tu, in realtà più che siti blog, seguo parecchi blog. Quelli su cui vado normalmente sono traderslaboratory.com e Big Mike Trading. Piace, stanno anche sessioni su R, c'è tanto anche su Multichart, e anche il forum di Multichart, onestamente, è qualcosa che ultimamente ho cominciato a frequentare. Traderslaboratory.com. Non è assolutamente vero, però in realtà è... Era uno di quei siti, era uno di quei blog in cui ogni volta che cercavo qualcosa comparivano. Ho trovato una comunità di tecnici, di traders prevalentemente americani, abbastanza bravi, non so se sono bravi. In realtà sono in grado di spiegare le idee bene, che poi alla fine è quello che a me serve. Quindi in realtà hanno anche parecchio, con Big Mike Trading ha tanti webinar, ovviamente è tutto in inglese, quindi io guardo la prima cosa, leggi, se non ho qualcosa di lineare, non riesco a trasformarlo in qualcosa di lineare, non guardo più. Se mi faccio una domanda difficile, ovviamente per la proposta di non rispondere, avete la possibilità di trasferire il sistema a locale, o non possiate permetterne uno, possiamo chiamarlo un tutti per genere. Come avete quattro turni, no? Tutto una decisione che è data a senso, come avete composto la portafoglio, come avete deciso con la portafoglio? Per attaccare un boom, due boom, due boom, un fuzzi per quello all'interno. Come avete allocato? Allora, primo vincolo ovviamente è i soldi del conto.
quindi quello è il primo vincolo. In realtà ho cercato, tra virgolette, di diversificare i mercati, ma la verità è che non ho sistemi che funzionano su tutti i mercati, quindi ho anche cercato di trovare un compromesso fra, quindi avevo preso, ad esempio, su Fuzzy è più facile trovare dei sistemi che funzionano, quindi ne ho due tre che in realtà sul Vimeo e su Fuzzy funzionano. Mettere in piedi solo sistemi su Fuzzy in realtà non mi è andato, quindi ho cercato anche di variare in termini di strumenti, quindi andando un po' su Forex, andando sull'Eurostock. Quindi diciamo la logica principale è stata i vincoli di costi, i sistemi che ho, quindi come questi, quanti sistemi ho e su quali strumenti funzionano, ho comunque sia verificato su, per quanto non sempre facilmente, su multichart l'equity di portafoglio, che diventa complicata nel momento in cui introduci euro, yen e quant'altro, quindi con un po' di martellate utilizzando multichart, e in parte ho cercato anche di utilizzare R per riallineare le cose. Quindi la logica è questa. Al momento non credo di avere neanche un numero eccessivo di sistemi che mi costringa a forti analisi di portafoglio, quindi dire, anche se è brutto, direi a occhio. Allora, io sono partito col Forex e lì dopo un po' mi sono accorto che bisognava avere anche qualcos'altro, perché ci sono dei mesi dove le valute bene o male stanno ferme, dove i sistemi che ho io si bloccano, vanno lateralmente o se anche peggio vanno in giù, e quindi sono andato ad aggiungere quella componente di future che adesso, senza tante elaborazioni statistiche o altro, mi pareggia quando il Forex si blocca, i future si muovono. E quindi è stato lì, nel senso, ho visto che il Forex è un bel mercato, però a momenti in cui è laterale e solitamente quando è laterale i future stanno correndo. Non so se è una mia visione o magari prendo qualcosa per sbagliato, ma in questo momento qua mi sembra che sia così. È tutto da testare poi nel futuro. L'altro grosso limite sono i sistemi, non ho tanti sistemi e quindi lì devo rimanere per adesso. Da grande mi piacerebbe avere quel giusto portafoglio da gestire in future, ma anche applicare il trading system al mio lavoro, nel senso che la consulenza potrebbe passare anche tramite di trading system, soprattutto nel movimentare il portafoglio, avresti delle conferme oltre che classiche di natura trasmessa da alcuni maestri, anche magari matematiche, insomma, statistiche. Tu cosa vuoi fare? Credo di essere già grande. Adesso purtroppo già un minuto. No, sono contento della mia attività, quindi in realtà quello che la mia attività, diciamo, sia di professionale, ho una passione per il trading, vorrei continuarla, non opzioni, ma allora sicuramente, anzi ogni tanto mi capita di guardare, di cambiare strumenti e quant'altro, ma ho anche fatto un patto con me stesso, nel senso ho un mio lavoro, ho una famiglia, ho il tempo è ovviamente una risorsa, quindi credo che se voglio diventare veramente profittevole nel lungo tempo è fondamentale ottimizzare il poco tempo che ho, quindi cercare di, adesso come adesso, quindi mi focalizzo su Forex, mi focalizzo sugli strumenti di cui ho già i future, su cui ho già conoscenza, e cerco di evitare derive su strumenti, esatto, perché poi in realtà, essendo uno strumento che ha una forte componente matematica, è un qualcosa che per come sono fatto mi attrae, però devo cercare, mi sono imposto di focalizzare, di
impegnare il poco tempo che ho su quelle risorse che mi possono garantire di essere un player costante nel tempo. Poi nel momento in cui avrò, sarò in grado di avere questo livello di conoscenza stabile, per cui magari il lavoro di analisi diventa ridotto, comunque sia nel momento in cui ho metabolizzato, diciamo, in maniera naturale tutti gli altri strumenti, quindi poi ovviamente allargarsi a opzioni, bond, quant'altro uscirà da qua ai prossimi anni. Però detto, nonostante mi interessi, di nuovo, ripeto che per chi ha risorse di tempo limitato è fondamentale specializzarsi. Anche questo ne parlavo anche con Francesco ieri, in realtà dice, è vero, a ognuno piacerebbe imparare a programmare. Cioè, il trader perfetto sa programmare, ha capacità, conosce tutti i mercati, è lucido, è freddo e quant'altro. Palestra, un sacco di donne. Disabilità sessuale. Esatto. Ora, in realtà poi il trader perfetto... Non è mai depresso, non è mai, mai parlato. Esatto, sempre con il sorriso e quant'altro. Ora, non esiste. Ognuno credo nel limite del proprio tempo, credo che è fondamentale focalizzarsi sui propri punti di forza, quindi al momento credo di sapere quali sono i miei punti di forza e cerco ogni deriva passionale su altri strumenti o su altri sono fedele. Esatto. Sono domande per il pubblico. Beh, le performance sono peggiorate moltissimo da quando l'ho fatto io, perché io l'ho fatto negli anni 2000, inizi anni 2000, cioè là c'erano le performance regalate dal mercato. E come per fare un, portandoci ad oggi, le performance che ci sono oggi sui titoli di Stato italiani, cioè non sono performance derivanti da delle bravure, è il mercato che te le sta portando a casa. Quindi non c'è paragone, cioè non si possono paragonare. E adesso le performance sono minori, sono costanti, ma non sono lasciate al mercato, quindi sono ben delineate, non so se mi sono spiegato, sono più vere, esatto, non è il gratta e vinci, e inizi 2000 era gratta e vinci. Ma ora è stato molto bello, perché quella cosa la norma, cosa che anch'io ho creduto, cosa sempre così. Allora, io mi propongo di rispondere a questo l'anno prossimo, nel senso che non credo di avere un numero di mesi, che sono 9, 10, che possano essere confrontabili con quelli che ho fatto di trader discrezionale. Da discrezionale, fra l'altro, ho avuto fortune alterne, momenti estremamente positivi, ho avuto l'estrema fortuna di comprare una casa nel 2000, a fine 2007, quindi prima che tutto crollasse, quindi fortunatamente avevo tirato fuori tutti i soldi dal conto, quindi è difficile. L'anno prossimo spero di poter rispondere. Sicuramente da un punto di vista, non posso rispondere a livello di performance, a livello personale sono più tranquillo adesso, nel senso meno stressato. Poi per carità, la mia vita adesso è anche diversa. 10 anni fa vivevo in Italia, adesso non vivo più in Italia, magari è quello il motivo per cui sono più rilassato piuttosto che il trading sistematico, però in generale se riuscissi a limitare questi momenti di queste pillole di droga giornaliera in cui devo per forza vedere come sta andando, credo che andrebbe anche molto molto meglio. Altre domande? Va bene, allora ovviamente ringraziamo, allora due.